Isola dei Famosi, arriva il provvedimento per i naufraghi che hanno violato il regolamento. Nel corso del 21° appuntamento con l'Isola dei Famosi, come vi avevamo accennato su Nova News 24 col precedente articolo, la produzione ha notato una violazione del regolamento da parte di alcuni naufraghi. Dopo la prova a ricompensa affrontata dai concorrenti e vinta dagli uomini, Carmen Di Pietro e Stefania Bernal e Maria Laura De Vitis hanno infatti violato il regolamento sotto gli occhi attentissimi delle telecamere. Le tre naufraghe sono state viste proprio mangiare di nascosto delle pizzette, passate di nascosto dal gruppo vincitore, quindi un po', diciamo, complici anche gli uomini che hanno vinto. Ma ecco cosa ha deciso Ilary Blasi e la sua redazione. In realtà arriva un comunicato proprio letto ai naufraghi che fa mettere a piangere Carmen Di Pietro. Lo spirito dell'isola, che vede tutto e niente nasconde, ha stabilito che i naufraghi rimarranno senza fuoco per 24 ore. A Luca Daffrè invece è stato tolto il ruolo di leader. Da parte del gruppo ci sono state diverse reazioni, non tutte come prevedibili. E infatti proprio Carmen Di Pietro è scoppiata proprio in lacrime. Mi dispiace per loro, soprattutto per i nuovi, perché pensano che io sono una puntini puntini. Maria Laura De Vitis invece ha chiesto subito scusa, anche se ha tenuto a precisare di aver trovato il gesto degli uomini generoso e addirittura anche altruista. Il suo gesto è stato proprio motivato da un istinto naturale, vista la mancanza di cibo che pesa a tutti quanti. Intanto proprio anche i maschi hanno comunque visto e rincuorato le due donne. L'opinione diversa invece da parte di Lori del Santo, la quale va a muso duro. Qui è colpevole chi ha mangiato, ma anche chi si è messo le pizzette in tasca. Pensa se l'avessi fatto io, dice Lori del Santo, non ci voglio pensare. Quindi, se fossi stata io la colpevole, credo ci sarebbe stata sicuramente tutto il gruppo contro di me. Io invece sono rispettosa anche degli errori degli altri. Il problema è che anche i colpevoli non sanno nemmeno come scusarsi. Quindi in realtà Lori del Santo attacca il gesto e comunque è sicura che le regole sull'isola vadano rispettate. Cosa ne pensate voi, amici di Nova News 24? Lasciate un commento, mettete sempre il pollice in su se vi è piaciuto il video e seguiteci sempre su Nova News 24.